Giorno di presentazione per il nuovo allenatore della Pistoiese, esonerato Giancarlo Riolfo sulla panchina arancione, è arrivato Stefano Sottili, in realtà un ritorno perché il tecnico ha già allenato la squadra arancione nella stagione 2014-2015 portandola alla salvezza. Per lo stesso obiettivo in realtà è stato chiamato anche in questa stagione del centenario, una stagione deludente in quanto ad obiettivi perché sono state disattese le aspettative della società, in realtà una situazione molto simile perché la Pistoiese si trova in piena crisi, in zona play-out e deve in tutti i modi centrare la salvezza il prima possibile. È arrivato per raggiungere, diciamo, lo stesso obiettivo per il quale fu chiamato anche nel 2014-2015. L'obiettivo è quello, dobbiamo essere bravi a invertire in fretta il trend negativo dell'ultimo periodo. L'obiettivo è quello e se ho accettato è perché lo ritengo raggiungibile. Immagino abbia seguito la Pistoiese in questa stagione, conosce un po' il percorso e la Pistoiese di adesso. Che idea si è fatto di questa squadra? La Pistoiese da quando ci sono stato qualche anno fa l'ho sempre seguita nel tempo. È una delle mete preferite quando mi muovo a vedere le partite di Serie C. L'idea è che hanno avuto un percorso particolare, è iniziato subito in difficoltà, poi c'è stata una ripresa nell'arrivo immediato da parte di Riolfo e nell'ultimo periodo, per motivazioni diverse che magari voi conoscete anche meglio di me, si sono nuovamente trovati in difficoltà quando invece tutto sembrava presagire che potessero esserci le condizioni per raggiungere una salvezza, diciamo così, tranquilla, poco tribolata. Invece la realtà dei fatti in questo momento è un'altra e dovremo essere bravissimi in pochissimo tempo nel riuscire a cambiare quello che è l'ultimo trend, ma per ultimo trend parlo proprio anche di aspetto di autostima, per aspetto legato all'approccio alle gare, al saper superare le difficoltà. Dobbiamo compattarci, sapere che i ragazzi possono contare sull'aiuto dei propri compagni, siamo tutto lo staff a loro disposizione per cercare di fare tutto il possibile per farli rendere al massimo di quelle che sono le loro potenzialità. La prima cosa che ha detto alla squadra? Al 25 aprile sera gli voglio dare il via libera a tutti, questa è stata la prima cosa che ho detto, l'obiettivo deve essere quello lì.